In H5 Firenze e in H6 Roma, da qualche parte c'è anche Torino, ma questo è il momento di vedere che in H1 Latina sta sfruttando bene quella che è la corsia più favorevole, mantiene bene in H2 anche Firenze Empoli e in H3 Roma Cagliari, bene in questa seconda batteria, quindi c'è un ordine d'arrivo che è completamente diverso, vedete che le condizioni dell'acqua, il dragone 2, quello di Firenze che è amico, è in difficoltà, vediamo con il 4. Queste due batterie molto bella dal punto di vista emozionale, la seconda per l'incertezza dell'arrivo, la Tina alza i levi in segno di vittoria, complimenti veramente, una gran bella performance anche perché era una corsia non certo favorevole. Allora un successo per la Tina nella seconda serie, un successo per Firenze nella prima batteria, ma a fare classifica saranno i tempi che ora qui dietro di me i cronometristi stanno definendo e componendo.